Uomini e donne news, Mattia e Vittoria si sposano. Uomini e donne news su Mattia Marciano e Vittoria Deganello, il matrimonio è vicino. La storia tra Mattia e Vittoria di Uomini e Donne procede a gonfie vele. Tanto che i due, a un paio di mesi dalla scelta, pensano già al matrimonio. A rivelarlo l'extronista in un'intervista concessa al settimanale di Più TV. Alla rivista diretta da Sandro Maier, Marciano ha spiegato di essere innamorato per la prima volta nella sua vita. In 26 anni l'ex corteggiatore di Desiree Popper non ha provato nulla di simile a quello che ora prova per la Deganello. Ed è per questo che l'ex tronista spera presto di sposare la studentessa, anche se prima vuole passare il maggior tempo possibile insieme per conoscersi e apprezzarsi ancora di più. La coppia ha scelto anche di non andare a convivere, non vuole bruciare le tappe troppo in fretta ma gustarsi un fidanzamento all'antica. Pensiamo a sposarci. Questa è la prima volta che sono davvero innamorato. Vittoria e io siamo cresciuti in famiglie numerose e molto unite. E ci piacerebbe molto, un giorno, avere una famiglia tutta nostra, ha spiegato Mattia Marciano. Per il momento il ragazzo resta a Licola, la cittadina di Napoli dove è nato e cresciuto, e dove possiede uno studio dentistico di famiglia. Ma non esclude in futuro di trasferirsi a Verona, la città di Vittoria. Per lei sono disposta a trasferirmi, potrei trovare lavoro anche lì, ha confessato Mattia, che è molto preso dalla nuova fidanzata. Per ora è la Deganello a spostarsi con maggiore frequenza visto che non lavora ancora, frequenta la facoltà di massofisioterapia e tra lezioni e esami può lasciare la sua città con maggiore facilità. Uomini e donne, Mattia e Vittoria vivono un amore a distanza. Mattia Marciano e Vittoria Deganello fanno sul serio e hanno già conosciuto le rispettive famiglie. Ora come ora, il mio più grande desiderio è vivere sotto lo stesso tetto con Vittoria, ha dichiarato il campano.